Io sono Nicola Signorelli, sono una giornalista, ma sono soprattutto una mamma di 4 figli che 4 anni fa si è fatta questa grande domanda, ovvero se quello che era scritto all'interno del The China Study fosse tutto vero. In quel momento avevo un problema di salute con mio figlio più piccolo, all'epoca meno di un anno, e da lì è nato tutto quello che oggi si sta creando intorno al movimento Before It, un'associazione no profit che vuole aiutare la diffusione, la condivisione delle informazioni contenute all'interno del The China Study in una educazione alimentare aperta a tutti. Che cosa ho capito 4 anni fa? Ho capito che nel carrello della spesa, in quell'appuntamento quasi settimanale giornaliero che noi mamme, nonne, giovani, zie, tutti abbiamo e che anche forse un po' detestiamo, c'è qualcosa di molto più importante di quello che pensiamo, qualcosa che noi abbiamo nel concreto da fare tutti i giorni per i nostri figli e per rispondere finalmente nel modo corretto a quella domanda che i nostri bambini ci fanno: mamma, ho fame, ti do finalmente qualcosa che può fare bene a te e alla tua salute. Quest'anno sono 3 giornate di dibattito internazionale. Un pomeriggio del venerdì è stato dedicato al lancio del laboratorio professionisti, una rete di professionisti, nutrizionisti, pediatri di varie formazioni e discipline che si sta avviando in Italia in una collaborazione, in una condivisione di casi, di studio e di ricerca per portare finalmente quello che è un libro all'interno dell'ambulatorio medico, perché è lì che è giusto che siano le indicazioni in cui le pazienti e le persone devono seguire una certa strada alimentare vista come risoluzione alle proprie patologie. Successivamente sono stati 2 giorni di dibattito ampio, hanno riguardato tutte le diverse patologie, dalla patologia oncologica, quella più grave, alla patologia cardiopatica, al diabete, alla pediatria, alla tossicologia, tutti con esperti appartenenti a questa rete che spiegano insieme al professor Colin Cambria e ad altri studiosi internazionali quello che effettivamente può fare un'alimentazione integrata nella prevenzione ma anche nella cura e nella terapia di queste patologie. Di sicuro in Italia c'è un percorso particolare, l'Italia è particolare come stato, ce lo riconosce anche il professor Campbell, un po' in tutto il mondo. Quest'anno c'è stato un grande ampliamento di interesse da parte della popolazione su queste tematiche, su queste argomentazioni. Quella domanda è: cosa possiamo fare? Ed è tutto vero. È anche vero che si sono mosse proprio quest'anno molte critiche, molte polemiche su questi studi a cui lo stesso professor Campbell ha risposto. La verità è questa: noi che abbiamo studiato e capito e approfondito un po' il The China Study, quelle che sono state le ricerche del professor Colin Campbell, c'è un tentativo di discreditare queste tipologie di ricerche con accuse che non sono in alcun modo scientifiche, ma di fatto sono accuse che invece hanno animato le persone che hanno provato e comprovato sulla propria esperienza, oppure solo professionisti che vedono nei pazienti dei risultati, hanno animato queste persone ad approfondire ancora di più queste argomentazioni così come deve essere, e creando e stimolando soprattutto i professionisti a cercare di approfondire in maniera di studio, di ambulatorio, di ricerca queste tematiche. Quest'anno è stata un'edizione importante, siamo riusciti a consolidare alcuni progetti, il primo fra tutto questa rete di professionisti, di laboratorio di professionisti che mette insieme più professionalità in condivisione dei casi. L'anno prossimo l'obiettivo è quello di ingrandirci ancora di più, soprattutto rendere accessibile a più persone possibili questo tipo di dibattito, abbattendo in maniera consistente la possibilità di entrare e la capacità di fare gruppo e quindi di invitare ancora più persone dall'estero per dibattere un qualche cosa che ha un impatto importante sulle nostre vite. Non c'è un'unica verità, questo è bene che noi lo impariamo. Si sta dibattendo insieme verso una strada che si è intravisto, e quello che noi vogliamo fare è di renderlo agibile a più persone possibile, unire le forze e allargare il dibattito e la discussione. Come ogni anno l'adesione è per fortuna numerosa, quest'anno si è articolata in maniera molto, molto simpatica, ogni giorno cambiava la platea, quindi siamo riusciti ad arrivare a circa 1 migliaio di persone coinvolte nelle 3 giornate, tutte quante con la loro possibilità di approfondire le tematiche che a loro più interessavano, e tra queste, secondo me un dato importante è da ricordare, i 200 professionisti presenti nella giornata di venerdì, 200 professionisti che si sono resi operativi e attivi ad entrare immediatamente in questa rete per far sì che
le persone non abbiano più bisogno di andare a questi dibattiti per sentir parlare di questi argomenti, bensì ci sia una possibilità di sentirne parlare in ambulatorio, formando altri medici e allo stesso tempo formando il proprio paziente. A sostenere questo dibattito quest'anno ci sono state 18 aziende selezionate, perché siamo andati a cercare quelli che sono i prodotti più naturali possibili e di aiuto alle persone. Sono quei prodotti e quelle a volte integrazioni naturali che vengono utilizzate anche in ambulatorio, pensiamo alla curcumina piuttosto che all'aloe, oppure alcuni prodotti tecnici, che a me piace sempre dirlo, come fare il latte la mattina, latte vegetale, alcune strumentazioni facili, l'essiccatore. Sono tutte queste aziende che si stanno muovendo da tempo in questo campo e che hanno sentito il bisogno di essere presenti in un evento in cui si parla di queste cose in modo scientifico, si portano persone che magari si avvicinano per la prima volta e che hanno bisogno di capire un po' di più e di trovare qualità. L'obiettivo per il prossimo anno è quello di allargare il nostro palco, invitando direttamente tutta la famiglia Campbell, quindi il professor Colin Campbell e il figlio Thomas Campbell, che in America sta facendo un grande lavoro con l'università, quindi con la formazione dei medici. Allo stesso tempo richiamare dall'America diversi personaggi, tra il quale una studente del professor Colin Campbell che ha avviato in America un lavoro sulle mense scolastiche. Siamo riusciti ad attivare un progetto anche in Italia da pilota, da poter portare in tutte le mense scolastiche, questo ci stanno chiedendo, e allo stesso tempo altri professionisti dall'estero e dall'Italia. Un dibattito che deve diventare sempre più ampio, sempre più specifico e sempre più di aiuto nei casi concreti. Il congresso Before It è rivolto a chiunque abbia la sensazione che per il proprio benessere c'è qualcosa in più che si può fare. Qualcosa di concreto, che la responsabilità sta in se stesso, e quindi cercare di capire che cosa c'è bisogno di fare di cambiamento, non solo alimentare, ma di stile di vita, per riuscire ad ottenere un risultato di salute. È indirizzato a tutti, chiunque abbia questo interesse, che abbia o meno iniziato un certo cammino di cambiamento verso un'alimentazione. È indirizzato a chi è vegano, di già o vegetariano, per capire i punti della salute legati a questa loro scelta, magari etica e filosofica, e allo stesso tempo a chi invece questi argomenti non li sente in alcun modo, li sente distanti, però vede se stesso e i propri familiari in sofferenza. È un modo per riunire tutto quello che sono le piccole realtà già nate in Italia sotto un cappello di quello che è la salute. Quello che è piaciuto di più quest'anno è l'energia che mi hanno dato i partecipanti. Sono persone che avevano tutte letto The China Study, per cui non avevano bisogno di sentirselo ripetere, ma avevano bisogno di qualcosa in più. E mi hanno dato testimonianza che questo qualcosa in più sta nascendo in Italia, ed è merito a loro che oggi Before It può dire: venite, siamo in tanti, c'è una rete di professionisti, possiamo dare aiuto a tutti.